Ciao ragazzi, bene, allora sono qui, guardate un po' i cuccioletti qua che belli, sono sette, sono sani ed è una vera soddisfazione. Allora, ovviamente non sempre le cucciolate sono desiderate quando le persone, come ho già detto altre volte, si evolvono nel loro modo di fare cinofilia, iniziano a capire quanto sia importante invece tenere due cani di stesso opposto, non sterilizzati nella stessa proprietà. A volte nascono queste cose meravigliose, ma è l'ultima cosa che voleva il loro proprietario. Allora è necessario imparare a gestire bene i due cani quando la femmina va in calore, perché la natura ha questo richiamo forte di fare riprodurre la specie, ma non sempre noi vogliamo che ciò accada. Poi però, come nel mio caso, che io aspettavo con ansia questa cucciolata, perché guardate la mamma che passione che ha, non li molla mai un minuto, è una fattrice d'oro. E avevo voglia di avere sta cucciolata perché sia gli antenati della madre che del padre sono cani importanti per le mie linee di sangue. Vengono riprese alcune volte chimè, altri antenati come Hannibal, Tegen, Burka, cioè quindi cani che possono darmi determinati risultati. Ma questo lo sapremo solo quando inizieremo poi la selezione dopo i 3 mesi, perché i primi 3 mesi loro rimarranno sia con la madre che con il padre. La cucciolata quando va a buon fine è sempre una grande soddisfazione, perché voi non avete idea vedere queste scene della mamma che se ne occupa di loro, che adesso raggiungeranno le mammelle, di lei che li pulisce. Guardate, una delle più grandi difficoltà quando ci sono dei guardate quella ci sono delle dei problemi, degli incidenti di percorso che magari la femmina deve affrontare il parto cesareo oppure in qualche occasione può addirittura morire, e beh, è ovvio che nulla, non è tanto il dare da mangiare, ma nulla è in grado, come può fare la mamma, di volevo farvela vedere nei dettagli, ecco, di fare questo lavoro, cioè di stimolare ai cuccioli sia la menzione che la defecazione. La mamma praticamente fin quando li allatterà si mangia tutto, tiene pulita lui, tiene pulita lei la cuccia, tiene pulito lei i cuccioli. Però a volte le cucciolate non vanno bene, ma non vanno bene anche a me. Ci sono delle volte che non riescono proprio ad andare bene per tanti motivi. La mamma non li vuole allevare, e ha dei suoi buoni motivi. Spesso non li vuole allevare perché i cani, i cuccioli non nascono sani, hanno dei virus e la mamma lo capisce da subito, inizia a agitarsi. Altre volte sono infestati di batteri. Questo accade di più, magari chi ha più cani, accade di meno, fortunatamente, chi ha solo una coppia di cani, al maschio e femmina, e quindi c'è meno. Guardate che spettacolo! E quindi non avete idea, anche per un allevatore come sono io, che dolore è vedere che la mamma fa tutte le sue fatiche, i suoi sacrifici per avere la cucciolata e dopo non riesce a portarla avanti. Qualcuno non capisce talmente nulla di animali che divide buone fattrici da cattive fattrici, buone allevatrici da cattive allevatrici. Io ho messo un filmato di questa cucciolata, delle foto, la gente dice che brava mamma, ma le mamme sono tutte brave, perché non è una questione di volontà, loro hanno l'istinto di riprodurre la specie e guai non farglielo fare, è veramente un torto che noi facciamo a loro, perché loro si sentono di fare questo grande torto alla natura. È proprio un richiamo forte, no? Come il richiamo della natura, e dov'è un richiamo più forte che riuscire a riprodurre la specie? Adempiere al dovere che vuole la natura è l'unico motivo per il quale li ha messi al mondo. E bisogna sapere tante cose, da preparare un po' tutte le cose che funzionano in modo da poterle gestire bene. Ad esempio, questa cassapanca che vedete non è la cassapanca che vi servirà per avere una cucciolata che vada a buon fine. Io ho messo questo cassone perché, avendo più esperienza, riesco a gestirli anche in questo modo. Ma il cassone deve essere fatto in un modo molto diverso. Bisogna sapere come e quando mettere, ad esempio, la lampada, che altezza metterla, come abituare la femmina
femmina alla lampada, ma non solo, come alimentare la femmina quando arriva al parto e che cosa fare quando partorisce. Quante volte succede che magari qualcuno trascura la femmina nel momento del parto e avviene al peggio, altri dall'opposto si mettono in pianta stabile vicino alla femmina perché credono di poterla aiutare e poi lei magari si interrompono le sue contrazioni e sono proprio loro ad aver causato il peggio, così come a volte decide proprio per questa invadenza dei proprietari in base al carattere della mamma, ognuno ha il proprio carattere anche negli animali e quindi può essere più o meno sofferente o insofferente nei confronti di chi gli sta vicino e può anche smettere di voler allattare i cuccioli. Di conseguenza ci sono tante cose da capire prima di arrivare a godersi queste scene. Queste scene appagano tutto, guarda la mamma com'è contenta, com'è rilassata. Tra l'altro questi cuccioli sono incredibili, mangiano come dei bufali, dei leoncini, una cosa. Questa è una cucciolata felice, va tutto bene. Quante sono finite in amarezza che lei qualcuno non li aveva già fatti vivi, altri sono morti successivamente, altri sono morti tutti nell'arco di 2 o 3 giorni. E quindi per chi alleva il cane, per chi sta crescendo la mamma e vorrebbe avere la gioia dei cuccioli, questo diventa veramente una brutta scena alla quale dover assistere. Ci sono volte che non dipendono da noi, però io parto da un presupposto. Quando dipende da situazioni di forza maggiore, quello lo decide la natura. Noi non possiamo capire se loro in quel momento hanno virus, hanno batteri, lo potremo solo capire dopo, magari rivolgendosi, facendo analizzare i feti. Ma cos'è il nostro dovere? È arrivare al momento del parto, se è il parto, se è la gravidanza che attendavamo, oppure evitare, cioè facilmente, quelle che noi attendavamo con la preparazione necessaria. Ed è questo il motivo che solo fino a domenica io vi ho messo in una super offerta che non si ripeterà mai più, 2 videocorsi, proprio quelli inerenti a questi argomenti, al prezzo di 1, perché voglio, come vi ho già detto e lo sto facendo, premiare chi ha scelto di voler tenere 2 cani di sesso opposto non sterilizzati, di voler gratificare, ma quando è comodo farlo, la femmina con un parto e almeno 1 o 2 monte il maschio, non solo adesso sono, eccoli lì. E niente, di conseguenza abbiamo passato questa settimana scorsa dove chi aveva già acquistato il mio primo videocorso, gli ho fatto veramente una proporzione incredibile che non ho mai fatto su altri videocorsi. Normalmente la prima settimana per invogliare all'acquisto i primi a provare i miei videocorsi tolgo 100 euro, la settimana scorsa ne ho tolte 200. Beh, questa volta per chi li prende tutti e 2 ritorno a togliere 200 euro su questo e 100 euro sul corso precedente, però per chi vuole fare il percorso completo. Le informazioni che ci sono in questi videocorsi non hanno prezzo, 1000 euro sarebbe nulla nei confronti, beh, intanto chi poi i cuccioli li vende anche solo a privati li recupera 1000 volte, ma rispetto a cosa a volte si sprecano poi i soldi dalla disperazione ad un veterinario, quando bastava sapere alcune cose e la cucciolata non andava in crisi, o quanto si pagherebbe per non avere l'amarezza di vedere i cuccioli a morire, di vedere magari la femmina che si può ammalare, vedere la femmina che ha tutta una serie di problemi che abbandona la cucciolata. Quindi questo filmato, che è una cosa di appassionante, guardate, questa è la più grande gratificazione dell'allevatore. Poi vi dico, io questo è un lavoro che faccio innanzitutto per passione, vedere la femmina così realizzata, i cuccioli che sono di una bellezza unico, tutti sani e che poppano in un modo incredibile, beh, questa è senza dubbi ciò che ricompensa di più chi ha deciso di allevare questa cucciolata, o almeno quella che aspettava da tanto tempo. Stesso modo quelli che invece non la vogliono la cucciolata adesso perché hanno altri programmi, la vorrebbero fra un anno, allora bisogna sapere gestire bene i cani nel momento dei calori. Quindi videocorso sulla gestione corretta del maschio e femmina non sterilizzati nei momenti dei calori, più il videocorso sulla gestione sempre ovviamente corretta della femmina gravida fino allo svezzamento dei cuccioli, che ci sono molte nozioni da acquisire, e beh, solo fino a domenica ve li do tutti e 2 quasi al prezzo di 1, perché se andate a vedere non ho mai fatto uno sconto così importante su videocorsi, perché voglio proprio invogliare le persone a gratificare gli animali, a farli vivere in un benessere psicologico, e c'è solo un modo per avere il benessere psicologico dei vostri cani, quello di tenerli nel vostro giardino accoppiati di sesso opposto non sterilizzati, poi gratificare, guardate
chi c'è di più contento e soddisfatta di questa mamma in questo momento che sta allattando i suoi cuccioli. Bene, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato fino a questo punto e come sempre vi auguro buona giornata e ve l'augurano anche loro. A presto!